È un Cagliari a cui piace battere i record, essere del tutto inedito. Un Cagliari che è capace di vincere dove non ha mai vinto. Lo aveva già fatto con la Regina, vincendo 4-0 dove non aveva mai vinto in campionato. Lo ha fatto anche a Perugia, 5-0, anche in questo caso. Non aveva mai vinto in campionato, e l'unico che aveva vinto a Perugia era Gigi Riva, peraltro in un altro stadio, la Santa Giuliana, prima di costruire l'attuale Renato Curi. Il Cagliari si è preso il lusso di realizzare 9 gol laddove non aveva mai sentito la gioia della vittoria, e lo sta facendo con una capacità di crescere giornata dopo giornata che fa pensare bene, che fa sognare, che fa capire che forse le grandi imprese di Claudio Ranieri a Cagliari non sono finite negli anni 90. La gara di oggi è stata una gara ancora una volta in cui il Cagliari è entrato in campo con la testa giusta, lo avevamo visto anche una settimana fa, ma stavolta non si è fatto raggiungere. Ha trovato immediatamente il gol con la Padula, ha raddoppiato con Azzi e poi ha straripato, grazie anche al ritorno di Marco Mancosu, un vero grande fuoriclasse. Il gol che ha firmato il 3-0 è una perla che in pochi riescono a realizzare. Pallone che esce dall'area di rigore, colpo di tacco a servire precisamente la Padula, che gli rende il triangolo largo, e quando la palla non ha ancora varcato la linea in metà campo, Mancosu la colpisce di prima, di piatto, a scavalcare Gori. Un grandissimo gol. È solamente il 3-0, ma è solamente anche il primo tempo, per capire che la gara con il Perugia non è mai esistita. È un Cagliari che sta iniziando a calpestare gli avversari. Lo deve fare con questa veemenza, con questa determinazione, per entrare nella parte, quella parte che servirà poi durante i playoff. Playoff che ormai sono vicinissimi e che dicono di un Cagliari che può contare su tantissimi uomini, perché segna ancora la Padula nel secondo tempo, ma segna anche Kurfalidis, cresce Prelec, autore di una pregevole partita, di un assist, di un palo, di tante altre buone azioni, malgrado sia stato maltrattato da Struna, e in questo caso dobbiamo dire senza che Airoldi sia intervenuto. Insomma, il Cagliari mette pedine su pedine e sta costruendo il suo castello in vista di quella che potrebbe essere una grande impresa, come abbiamo detto in introduzione, inedita rispetto al passato, perché imitare gli altri può essere anche simpatico, cercare di copiare è certamente una virtù se poi lo fai tuo e diventa una cosa caratterizzante, ma se fai delle cose che mai altri avevano fatto, chiaramente il tuo posto nella storia è un posto che brilla di più. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.